Einstein affermò che il tempo è relativo. Praticamente due osservatori possono avere due percezioni diverse del tempo trascorso. Insomma, avete visto Interstellar, vero? Ecco, oggi scopriremo come, in Italia, 500 giorni, cioè praticamente un anno e mezzo, possono durare addirittura 27 anni. Siamo riusciti a creare un vero e proprio buco nero che non solo ha distorto lo spazio-tempo, ma ha anche inghiottito in sé addirittura 13 miliardi di euro di soldi pubblici. Sì. Ovviamente sto parlando di Alitalia. Il nostro buco nero però prima era una stella. Alitalia AI è stata fondata nel 1946. Primo azionista ovviamente lo Stato. La sua espansione segue il boom economico di un paese intero. Nel 1960 diventa lo sponsor ufficiale delle Olimpiadi di Roma e in un anno trasporta più di 1 milione di passeggeri. Alitalia a quel tempo significava anche innovazione. Nel 1970 infatti diventa la prima compagnia europea ad avere tutta la flotta di aerei con motori a reazione. Negli anni 70 e 80 però in Italia le cose iniziano a peggiorare. Nascono le prime proteste di classe, la crisi petrolifera fa aumentare i costi per ogni volo, la liberalizzazione del mercato invece intensifica la concorrenza, mettendo in difficoltà le compagnie di bandiera di tutti gli stati abituate al monopolio. In quegli anni anche in Alitalia iniziano le prime proteste sindacali e il sindacato dei piloti risulta quello più duro e inamovibile, ma anche con quello con più privilegi, innanzitutto di stipendio. Nel 1978 CGIL, CISL e UIL pensano di poter abbassare gli stipendi dei piloti, ma ottengono solo scioperi. 4 settimane di blocco, azienda allo sbando, vincono i piloti. Senza piloti gli aerei non volano. Beh, sostituiamoli, potrebbe dire qualcuno. Una parola, dico io, in quanto per formare un pilota ci vogliono almeno un paio d'anni. Insomma, avevano l'azienda in pugno. Si era formata una casta all'interno di Alitalia che da lì in poi non riusciranno più ad eradicare. 10 anni dopo, nel 1987, i piloti riescono addirittura ad ottenere un aumento di stipendio del 60%. Così inizia la trasformazione di Alitalia, fatta di scioperi. E quando non si poteva scioperare si diffondeva una malattia molto contagiosa. La chiamerei alitalite, che dal nome potreste pensare alla fiatella, che effettivamente non è una bellissima cosa da avere se dovete rimanere rinchiusi in un cilindro d'alluminio a 9 km d'altezza per ore e ore, però comunque non vi impedirebbe di andare a lavorare. Eppure i dipendenti dell'Italia erano molto cagionevoli e si ammalavano. Tutti, de botto, guarda caso in concomitanza con contrasti con la dirigenza, facendo rimanere gli aerei a terra. Inizia il declino della compagnia, troppa concorrenza, troppe proteste sindacali e troppe intromissioni dal mondo politico. Chi sarebbe mai sopravvissuto ad una sfida del genere? Beh, Alitalia, che nonostante tutte queste difficoltà risultava ancora nel 1989 come il terzo vettore europeo per passeggeri trasportati dopo Lufthansa e British Airways. Alitalia in quel momento sembra una statua greca, grande, possente e con una gloriosa storia alle spalle. Ma le gambe, le caviglie iniziano ad assottigliarsi e l'equilibrio a cedere. Nei primi anni 90 arriva una nuova crisi internazionale nel mercato aereo. In 3 anni le compagnie aeree più importanti perdono in totale 15 miliardi di dollari. Ma è nel 1994 che Alitalia, la nostra stella, diventa definitivamente un buco nero, riuscendo a distorcere lo spazio-tempo. Infatti l'amministratore delegato Roberto Schisano, appena insediato, afferma: Alitalia ha 500 giorni di vita. Sicuramente non l'allenatore che vorreste in finale di Champions quando state perdendo 3-1 a fine primo tempo. Insomma, vi immaginate Al Pacino in ogni maledetta domenica con la determinazione di Schisano? Vi aiuto io. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Ora noi cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta, credetemi. Vi ricordo che il 1994 e 500 giorni sono all'incirca un anno e mezzo. Spoiler, Alitalia è durata fino ad ottobre 2021. Con Schisano arrivano nuovi aerei e nuovi piloti, australiani, costano di meno. Così i piloti Alitalia protestano, prima occupando le piste di atterraggio e poi cadendo improvvisamente malati. Maledetta l'italite. Come sappiamo bene, un'epidemia si risolve con un vaccino, che in questo caso è stato un accordo segreto tra Schisano e i piloti, per un aumento di stipendio, ovviamente a favore dei piloti. Inoltre, nel settembre del 1995, lo stesso Schisano concede ai piloti, che prima voleva sostituire con quelli australiani, posizioni di controllo nell'azienda. Ma porca troia! Addirittura, grazie alla decisione di Schisano, molto lungimirante, il sindacato dei piloti inizia a decidere le carriere dei piloti stessi.
Basta, l'ho sentita abbastanza, me ne vado. Schisano a quel punto viene licenziato, chi non l'avrebbe mai fatto? I 500 giorni di ultimatum sono passati e Alitalia continua a perdere soldi. Gli anni 90 sono un decennio di privatizzazioni, ne abbiamo già parlato in un precedente video. Così, nel 1998, la politica annuncia l'intenzione di voler privatizzare Alitalia. Ma prima di descrivere il magnifico declino di Alitalia, Gimme 5, che è anche lo sponsor di oggi. Gimme 5 è un salvadanaio digitale. Sappiamo quanto è difficile praticare la dura arte del risparmio, ma questa app è stata pensata per rendere questa buona pratica finanziaria molto più facile. Infatti con Gimme 5 puoi impostare degli obiettivi di risparmio, ad esempio un viaggio, acquistare l'auto oppure la pensione, e addirittura puoi impostare anche dei versamenti ricorrenti, ad esempio 40, 60, 100 euro al mese, in modo tale che se dovessi dimenticarti ci pensa l'app al tuo futuro. Ma Giorgio, non ho abbastanza soldi per risparmiare. E invece no, perché con Gimme 5 puoi risparmiare anche 5 euro alla volta, e sappiamo che per queste cose prima si inizia meglio è, anche con piccole cifre. Quindi non avete più scuse, e soprattutto non avete più scuse con il codice sconto economy5, che vi permetterà di ottenere un bonus di 5 euro al momento dell'iscrizione e supportare questo disgraziato canale di divulgazione economica. La cosa interessante è che il tuo gruzzoletto viene anche investito in modo tale da preservarlo dall'inflazione, acerrimo nemico dei risparmiatori. E tranquilli, i fondi di investimento sono gestiti da A come ASGR, una società di investimento regolata dalla Consob e dalla Banca d'Italia, quindi tutto in regola. E in più la A come ASGR ha vinto numerosi premi, tra cui Alto Rendimento, promosso dal Sole 24 Ore per 8 anni consecutivi. Con Gimme 5 ci ho già collaborato, ci abbiamo fatto 5 video insieme incentrati sull'educazione finanziaria, che è una loro grande mission. Infatti appena entrerete in app troverete una sezione dedicata proprio all'educazione finanziaria, proprio per rendere gli utenti più consapevoli riguardo questo mondo. E a proposito di app, è uscita una nuova versione con nuove sezioni e nuove funzioni per rendere l'abitudine al risparmio sempre più immediata. Ad esempio, questa è una schermata che riassume l'andamento dei propri investimenti e quanto si sta risparmiando. Oppure puoi impostare una regola di risparmio in base a quanto cammini al giorno. Insomma, sono tutte tecniche di gamification che ti permettono di rendere l'abitudine al risparmio molto più facile, perché molto spesso le persone non risparmiano perché reputano questa abitudine difficile o complessa. In realtà risparmiare è fondamentale per la nostra finanza personale, e io utilizzo Gimme 5 in questo senso da ormai più di un anno. Quindi, se siete dei giovani e non avete molta esperienza in questo mondo, vi consiglio per il vostro bene di scaricare Gimme 5 e iniziare a risparmiare, ovviamente usando il codice sconto economy5. Ma torniamo ad Alitalia. Alitalia ha 500 giorni di vita. Roberto Schisano, 1994. Alitalia ha 75 giorni per trovare un accordo con i sindacati, altrimenti chiude. Francesco Mengozzi, gennaio 2002. Alitalia ha un mese di vita. Giuseppe Bonomi, gennaio 2004. Alitalia più vola e più perde, e si teme un bilancio negativo di 300 milioni di euro. Giancarlo Cimoli, 5 ottobre 2006. L'Alitalia vive il momento più difficile della sua storia. La situazione è completamente fuori controllo e non vedo paracadute. Romano Prodi, 12 ottobre 2006. Con queste parole, lo Stato dichiara che non è più intenzionato a dare soldi ad Alitalia. Ve l'ho detto, un buco nero che dilata lo spazio-tempo. E quale credibilità possono avere questi annunci per i sindacati? Nulla. Altre compagnie aeree in giro per il mondo in quegli anni sono fallite per molto meno. Pan Am, storico vettore americano, è fallito nel 1991. TWA, nata nel 1930, è fallita nel 2001. Swiss Air, chiamata anche la Flying Bank, fini soldi del cavò nel 2000. I tentativi di privatizzare l'Italia dal 1998 al 2008 sono stati ben 4. 2000, 2003, 2006 e 2007. Ora, descriverli tutti sarebbe troppo lungo, anche se vi assicuro sarebbe una cosa molto spassosa da fare. Però ci aiuta il Financial Times per riassumere un po' il tutto e per spiegarci perché dal 1996 ad oggi l'Italia abbia sempre perso soldi e del perché queste privatizzazioni non siano mai state portate a termine. I motivi sono essenzialmente tre: cattiva amministrazione, interminabili interferenze politiche e doversi confrontare con sigle sindacali fra le più intrattabili e coriacee. Ora, sui sindacati ne abbiamo già parlato,
Sull'amministrazione di Alitalia si potrebbero aggiungere un sacco di aneddoti che raccontano dell'inadeguatezza del management e della mancata conoscenza del settore aereo. Ma è sulla politica che ci sarebbe veramente da descrivere un trattato di psicologia e di schizofrenia. Ovviamente c'era e c'è un interesse politico affinché Alitalia dovesse rimanere in vita. E forse questo è anche il peccato minore. Sarebbe bastato ammetterlo, siamo sinceri. In fondo è successo per tante altre politiche economiche introdotte in questo paese. Lo si fa perché ci votano per farlo. Semplice. E invece ci siamo persi in un bicchiere d'acqua. Gli amministratori incompetenti molto spesso li ha scelti la politica. E inoltre, come non citare la perenne diatriba su quale dovesse essere la casa di Alitalia? Malpensa o Fiumicino? Milano o Roma? Ma in fondo, cosa cambia da dove partono gli aerei per un'azienda che perde milioni di euro al giorno? Vogliamo veramente credere che sia quello il problema? E inoltre, non dovrebbe essere Alitalia a scegliere da dove partire? E invece no. In Italia funziona tutto al contrario. L'Italia deve avere la sua compagnia di bandiera, dicono tutti. Sì, certo, come no. Proprio come l'Irlanda, con la sua Aer Lingus, la sua vera compagnia di bandiera. E poi in fondo, quali vantaggi può avere una nazione ad avere una compagnia di bandiera che perde costantemente soldi, sovvenzionata dai cittadini, che magari neanche usano l'aereo per spostarsi e che ha perso il suo passato glorioso? Se fallisce l'Italia, i cittadini smettono di volare? Beh no, visto che dal 2014 è Ryanair che trasporta più passeggeri in Italia, che ha costantemente rubato clientela della nostra italianissima compagnia. Non vengono più turisti? Beh, non credo. Insomma, disagi per i passeggeri non ce ne sono stati, anzi forse ce ne sono stati di più quando viaggiavano con Alitalia, proprio come non ci sono stati disagi per i passeggeri quando sono fallite le tre compagnie che abbiamo citato prima in questo video. Ma arriviamo al 2007, siamo al quarto tentativo di privatizzare l'Italia e forse anche il più comico. Era tutto pronto, eravamo riusciti a trovare Air France KLM, un vettore internazionale che avrebbe potuto dare qualche chance ad Alitalia di ritornare competitiva sul mercato. Entro il 14 marzo 2008 bisognava firmare l'accordo vincolante. Dal 15 marzo non si poteva più tornare indietro. Maggioranza 160, senatori contrari 161, senatori al... Il 24 gennaio però Prodi perde la fiducia al Senato. No, no, no! per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria. Si sciolgono le camere, prego. Si va a elezioni. Senatore Gramazio. Prodi, prima di lasciare il governo, ci tiene a specificare. Faremo tutto il possibile perché questa operazione, riconosciuta da tutti come necessaria e indispensabile e che non è mai stata affrontata, vada avanti e cercheremo di portare questo compito fino in fondo. L'amministratore delegato della compagnia francese conosceva le intromissioni politiche tossiche all'interno di Alitalia. Così, prima di firmare, voleva prima avere il supporto del nuovo governo che si sarebbe insediato dopo le elezioni politiche del 13 aprile 2008. La campagna elettorale fu durissima. Quante probabilità ha il governo di destra di attuare politiche a favore del Sud? Mi scusi? Dica. E se invece vince il Partito Democratico? Beh, in questo caso il problema è risolto. Oddio, durissima. Piena di cazzate, come al solito. E Alitalia fu messa in mezzo. Credo che sia assolutamente importante per noi mantenere la nostra compagnia di bandiera. Momento. È da 10 anni che tenti di venderla. Ogni volta c'è un problema, spesso generato dalla politica, dai sindacati, oppure da aste semideserte. Nel 2006 ti lamenti perché non c'è un player internazionale pronto a comprare l'Italia e dare qualche chance di ripresa a questa compagnia. Nel 2007 trovi la compagnia internazionale, ma rimetti in mezzo, porca di quella gran puttana, di nuovo questa grande scusa dell'italianità di Alitalia? Che tra l'altro nel 2006 c'era? Air One era una compagnia italiana privata che era pronta ad acquistare l'Italia nel 2006. Ma fai sul serio? Faceva sul serio. Per portare a termine il progetto di Berlusconi vengono cambiate appositamente alcune leggi e ad Alitalia viene concesso un prestito dallo Stato di 300 milioni, considerato successivamente illegale dalla Commissione Europea. Così, al posto di un vettore esperto nel mercato come Air France KLM, entrano al comando di Alitalia un gruppo di imprenditori. Cosa facevano questi imprenditori?
Beh, autostrade, aeroporti, ferrovie, costruzioni, giornali, appalti pubblici, sanità, assicurazioni, finanza. Insomma, guarda caso, attività vicine al mondo politico. Ho ricevuto moltissimi messaggi da parte di imprenditori amici e anche da imprenditori che non conoscevo. Questi imprenditori vennero chiamati i capitani coraggiosi. Così coraggiosi da dividere l'Italia in due aziende. Quella buona se la prendono loro, quella cattiva, cioè quella piena di debiti e di dipendenti in cassa integrazione, se la prende lo Stato, cioè noi. Il coraggio era così tale da acquistare anche Air One, concorrente di Alitalia, secondo vettore italiano nel territorio, primo se si considerano i bilanci in attivo. Lasciatemi un attimo soffermare su questa questione Air One. Nel tentativo fallimentare di vendere Alitalia nel 2006, uno dei papabili compratori, come abbiamo detto, era proprio Air One. Due anni dopo, nel 2008, ci ritroviamo che l'azienda fallita, Alitalia, compra l'azienda sana, e cioè Air One. Alitalia in quel momento viene valutata 1 miliardo di euro, mentre Air One 750 milioni. Delle due l'una, o Alitalia è stata sottovalutata o Air One sopravvalutata. Fatto sta che Alitalia, il nostro buco nero, non solo è riuscita ad espandere lo spazio-tempo, ma è riuscita anche ad inghiottire aziende sane, facendole cadere nel suo oblio di conti in rosso. Il risultato? Alitalia e Air One facevano meglio quando erano due società distinte, quindi prima della fusione del 2008. E quindi la fusione è stato un fallimento. Ma non è finita qui! Infatti i nostri amatissimi capitani coraggiosi, una volta nata la nuova Alitalia, fanno entrare nel capitale Air France per il 25%, facendolo diventare il socio di maggioranza di Alitalia. Cioè, un secondo prima era stata cestinata perché non doveva diventare il socio di maggioranza e quindi preservare l'italianalità di Alitalia. E adesso me la ritrovo di nuovo dentro? Ma veramente? Ve l'ho detto, bisognerebbe scrivere un trattato di psicologia riguardo tutta questa storia. Il presidente della compagnia, Maurizio Prato, il 2 aprile 2008 disse: per Alitalia ci vuole un esorcista. No, ma bella questa cosa che gli amministratori di Alitalia odiano l'azienda che dovrebbero amministrare. L'italianità però non fa tornare magicamente i conti in ordine e gli italiani continuano a preferire le compagnie low cost. Nel solo 2013 Alitalia ha perso 500 milioni di euro. Con la vendita del 2008 venne siglato anche un accordo, e cioè che per 4 anni i nostri capitani coraggiosi non potevano vendere le loro quote societarie. Il countdown iniziò nel 2009 e il 2009 più 4 fa 2013, anno in cui i soldi per Alitalia non ci sono più. Ne servono altri. Air France non ne vuole sapere, come anche i capitani coraggiosi che in 4 anni non sono riusciti a chiudere neanche un bilancio in positivo. L'idea geniale di Berlusconi del 2008 si conclude nel 2015, quando nasce la terza Alitalia, gestita al 49% dagli arabi di Etihad. Praticamente in questi ultimi 6 anni lo Stato ha speso per una sola azienda 4,1 miliardi di euro per ottenere nulla, visto che adesso Alitalia è araba. E i soldi? Beh, li abbiamo messi noi, eh? Ma qualche settimana fa abbiamo sentito che ITA ha sostituito Alitalia. Questo perché neanche gli arabi sono riusciti a far funzionare Alitalia. Nel 2017 Alitalia si trova nuovamente senza soldi e Etihad non è più intenzionata ad aumentare il capitale. Così interviene lo Stato, che eroga ad Alitalia un prestito di 900 milioni di euro, ritenuto successivamente, cioè praticamente a settembre del 2021, illegale dalla Commissione Europea. Peccato che i soldi li abbiamo già spesi e ITA non è obbligata a pagarli. Nel 2018 colpo di scena. Dopo una lunga e dura campagna elettorale, il nuovo governo giallo-verde decide di difendere l'italianità di Alitalia e decide che lo Stato deve tornare a controllare la compagnia di bandiera. In 20 anni non abbiamo imparato nulla e il tempo praticamente si è fermato. La Commissione Europea concede l'iniziativa statale, ma non ci deve essere alcuna continuità con Alitalia, in via di fallimento. Così ad ottobre è volato il primo aereo di ITA, la nuova compagnia di bandiera controllata dallo Stato. ITA è partita con una parte degli aerei di Alitalia, una parte dei dipendenti di Alitalia, una parte degli slot di volo di Alitalia e ha anche comprato il marchio di Alitalia per 90 milioni di euro e che ad oggi vola con aerei brandizzati Alitalia.
Non ho più parole, cioè sembra veramente una commedia. Il tempo non passa mai. Molti fisici si sono chiesti come rappresentare un buco nero. Beh, Alitalia può essere la giusta rappresentazione. Detto questo, io ho finito per questo video e spero di avervi un po' raccontato la storia di Alitalia, abbastanza raccapricciante e imbarazzante, che descrive abbastanza bene una parte del capitalismo italiano. Detto ciò, ringrazio gli abbonati e voi per essere stati fin qui. Vi ricordo sempre il Patreon per sostenermi in questo progetto e anche il codice sconto Economy5 per accedere all'app Gimmick 5 con 5 euro di bonus. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!